Questa è seconda vittoria stagionale, primo clean sheet, prima volta che vince con più di un gol di scarto. Può essere un nuovo campionato che inizia? Ma diciamo che le prestazioni non sempre sono state negative rispetto ai risultati. Mi ricordo bene la partita in casa col Sassuolo, che meritavamo sicuramente di più. Altre partite che sono state sconfitte, ma potevano essere sicuramente dei punti. Credo che questa sia la nostra miglior partita, anche perché il Bologna è una squadra forte con 4-5 nazionali, quindi una squadra ben allenata, quindi non era facile. Invece siamo stati molto bravi, abbiamo avuto un sacco di occasioni già dal primo tempo e diciamo che la partita è meritata, la vittoria è meritata e bisogna continuare così, e sapendo che siamo appena all'inizio, sono passate 7 partite, la strada è lunghissima e bisogna andare avanti. Mister, aggressività, intensità, lotta e vittorie sulle prime e sulle seconde palle, questo è il Napoli di Frustalupi? Sì, avevo chiesto proprio queste cose qua, che c'erano un po' mancate nelle altre partite, anche magari giocate anche discretamente per alcuni tratti di partita, però questa era la cosa che c'era mancata, oggi siamo riusciti a farlo. Sono molto contento, credo che anche i ragazzi siano contenti, si meritavano questa vittoria, come ho detto prima, già da prima, quindi bene così. Mister, questo cambio di marcia a cosa è dovuto? Un fatto mentale, qualcosa anche nella preparazione, lei cosa ne pensa? Sì, no, è chiaro che ora i ragazzi iniziano a star meglio anche fisicamente, tutte queste partite non sono facili da gestire, c'è qualcuno che è rientrato dall'infortunio come Isai, Obare finora sta meglio, insomma ci sono tanti fattori, chiaramente quando va in vantaggio è più facile, insomma anche gli episodi a volte ti portano a fare una prestazione migliore, come ho detto prima altre volte abbiamo giocato anche bene, però gli episodi ci sono andati contro, questa volta invece nonostante che abbiamo sbagliato un paio di gol di troppo, secondo me, diciamo che insomma gli episodi sono stati quelli giusti. Mister, debutto per l'Alstey, che cosa ne pensa del suo impatto, cosa l'ha fatto dire anche l'allenamento? Ma sicuramente è un ragazzo molto interessante che ci darà una mano, è chiaro che purtroppo è in ritardo, sono passate 7 partite già e lui non ne ha fatta nemmeno una, non ha fatto un'amichevole quest'estate, quindi ci vorrà un po' di tempo per aspettarlo purtroppo, perché poi le partite vanno avanti, lui in Youth League non può giocare e quindi piano piano dovremo inserire in campionato, anche se le partite pressano, diciamo, sono una dietro l'altra, quindi spero che trovi la condizione. Chiaro, non è che possiamo farlo giocare per prendere la condizione lui, piano piano dovrà inserirsi e sicuramente ci darà una mano. Vado io. Mister, dopo una sconfitta del genere come quella di martedì, se l'aspettava una reazione di questo tipo sotto il punto di vista mentale e soprattutto fisico, considerando che comunque avete giocato in settimana? Sì, no, è chiaro che perdere non fa mai piacere, però i ragazzi sono ben consci che l'impegno di Youth League è un livello veramente eccezionale. Credo che l'Ajax sia la squadra più forte del girone, contro di noi oltretutto hanno inserito due giocatori che non avevano giocato le partite precedenti e si è visto insomma la forza che avevano. I ragazzi non devono pensare partita dopo partita, quando finisce una partita già adesso bisogna pensare all'Ajax mercoledì, non ci si deve abbattere nelle sconfitte né esaltare nelle vittorie. Bisogna stare calmi e pensare di fare il meglio e mercoledì cercare di fare il massimo. Mister, alla fine ha giocato dietro la punta, no? Al posto di Spavone. Lo immagini lì o più basso come ha fatto finora nella sua storia? Ma lui mi ha detto che può giocare tutti e due i ruoli, preferisce più avanti. Io per facilitarlo l'ho messo nel ruolo dove lui pensava di poter far meglio, perché gli piace stare più vicino alla porta. Chiaro, quando è entrato eravamo nel momento che difendevamo il 3-0, quindi non si sono potute vedere le sue qualità magari
più vicine alla porta, che può essere un assist, un tiro in porta, però può giocare benissimo anche davanti alla difesa, come hai detto te. Vediamo, le partite sono tante, quindi anche lui potrà giocare in entrambi i ruoli, penso. Okay, posso.